State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Basta parlare di calcio! Non parliamo più di calcio, ci sono problemi seri in questo paese. In questo paese, cioè, ci sono grossi problemi. Scenari politici che cambiano dall'oggi al Ma domani. Ma Monti si è dimesso? Monti, sì, ha dato le dimissioni, poi insomma tra poco ci sarà... Sì, sei sì, sicuro? Sì, ha comunicato, insomma, che sì, avrebbe dato le, sì, le dimissioni. Sì, assolutamente. Cioè, il presidente Però non si della... capisce nulla. Il presidente, cioè, vanno della tutti Repubblica da... è incazzato nero. Bravo, vanno tutti da Napolitano, lui non sa più che fare, è arrabbiatissimo. È arrabbiatissimo. È stressato, ah, è ansioso. Tra la settimana c'è cioè, il Natale, questo poverino sta male. Cioè, poi, e poi comunque ha i suoi anni, nel senso non è che sia un giovanotto che abbia l'energia da spendere. Però tu così. Hai un problema, vai su al Colle da Napolitano, vai da Napolitano. C'hai una cosa, fidanzata, vai, vai da Napolitano, Napolitano. Cioè, che palle, non riesci tranquillo. A pagare il mutuo, vai da Napolitano. C'hai un po' di colica renale, vai da Napolitano. Ti scappa la caccarella, vai da Napolitano. Signore e signori, va ora in onda Casa Napolitano. Che bella cosa, la giornata sola. Che bella cosa, fare il giardinaggio. Che bella cosa, ingoppa lo terrazzo. Bene. Senza nessuno che mi rompe il cazzo. No! Mi scusi, presidente. Eccolo. Dobbiamo chiamare subito l'onorevole Santanchè per chiedere se vuole la grazia per il suo fidanzato. La ciammaratura, ma proprio buca stavo mettendo le palle in coppa all'albero. Ma se poi le metto male, mia moglie le palle le romba a me. Ma, presidente, la sua grazia è storia. E poi il caso Sallusti è importante, ne parlano tutti. Scusate la volgarità, ma che me ne fotta a me se quella tiene Morosi in galera, che ci andasse pure essa. Presidente, bravo. Si calmi, ecco il telefono, prego, faccia il suo dovere e chiami. Ma io sono il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, di nome di e fatto. Di fatto, e conto come il due di spade se la briscola e bastona. Ma mo a questi io volesse sapere, ma che cazzi devo dire? Presidente, apra il cuore, si lasci andare e vedrà che farà bene come sempre. Ma poi a me uno tiene fretta, questi non rispondono, che stanno al bagno e stanno a far roba. A me che sono il presidente Napolitano, e queste cose mi sfrucogliano, mi danno fa... Sì. Pronto? Carissima amica del Parlamento, carissima amica delle donne, e con grande emozione, eppure con un poco di arrizzamento, le voglio dare la mia massima disponibilità a riguardo del suo fidanzato Sallusti, compagno, marito o amante. Che giammai io e giammai tantomeno l'Italia intiera desideriamo vedere in galera. Mi permetta, carissima Santanchè, di dire che sono d'accordo con il Papa che l'ha fatta santa, perché per stare con uno brutto così ha bisogno essere dei martiri. È vero. Magari me lo dirà il 6 febbraio, che tanta mia moglie Clio quella notte è in giro con la scopa e non ci possiamo fare un giro sulla giostra. Sei che gennaio. Lo sanno tutti al Parlamento che lei è brava a prendere il codino. No, il crodino, il codino. No, no, signor, il crodino. O peluche. No. O cazzo. Scusate, ma ve l'ho dovuto dire. Andata giù. È caduta lì. Ma, vabbù. Presidente, vuole che la richiamo subito? No, no, per carità. Tanto quello che dovevo dire l'ho detto. E mo scusate, ma torno a mettere le palle sull'albero, che se no mia moglie Clio si incazza e la punta poi so io dove va a finire.